quadro dal punto di vista del Ministero dell'Ambiente, adesso passerei al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Abbiamo con noi il dottor Giuseppe Blasi, capo dipartimento del Ministero. Allora, dottor Blasi, grazie di averci raggiunto. Quali sono le azioni che può attuare il settore agricolo per contenere la diffusione dei fitofarmaci? Quali le politiche agricole che voi avete in mente? Prego. Buongiorno, intanto grazie al Ministero dell'Ambiente e a ISPRA per questa occasione. E dai dati che abbiamo ascoltato possiamo dire che condividiamo pienamente la relazione che ha fatto Paris. Io non mi aspettavo di trovare una sensibilità di questo tipo, ma vuol dire che effettivamente le cose stanno cambiando. Mi ritrovo anche su quello che ha detto Carlo Zaghi, con cui lavoriamo insieme da tempo nella gestione della difficile e complessa architettura del Piano Nazionale sullo Sostenibile dei Fitofarmaci. D'altronde, dal rapporto di Paris emerge chiaramente che finalmente si cominciano a vedere gli sforzi che il mondo agricolo ha messo in atto ormai da moltissimi anni. Non poteva che essere così, anche perché di risorse spese per poter orientare il mondo produttivo verso un maggiore concetto di sostenibilità, se pensiamo al 15% di superficie agricola destinata a biologica, un altrettanto 15% dedicato a metodi di produzione integrata, che sono stati in diverse fasi via via incentivati con soldi pubblici provenienti dall'Unione Europea, questi stanno dando dei risultati perché l'agricoltura sta evidenziando un ruolo sempre minore nell'uso dei fitofarmaci e, come è stato evidenziato correttamente, l'agricoltura non è sempre l'unico responsabile di questa vicenda. Io sono qui però, al di là del fatto di constatare oggi questa situazione che mi rende anche soddisfatto di quello che ho ascoltato, per proporre un salto di qualità, perché il mondo produttivo, e lo si sta vedendo da tantissime situazioni, è fortemente convinto che la competitività del sistema agroalimentare italiano si gioca sulla sostenibilità. Adesso poi magari, se c'è tempo, entreremo più nel dettaglio. E su un tema come questo è importantissimo quello che diceva Carlo Zaghi, che è quello della organizzazione, cioè dell'integrazione dei processi decisionali e delle politiche. Su una materia come questa, lo diceva Carlo prima, ci sono tre competenze, tre amministrazioni nazionali e poi le relative diramazioni territoriali, quindi a livello regionale, che intervengono nella condivisione delle politiche. Le politiche che vengono messe in atto poi dalle singole filiere, quindi dalle singole amministrazioni, devono essere coerenti per evitare qualsiasi forma di anarchia decisionale che mette in crisi l'intero sistema. Per essere chiaro, il mondo produttivo, soprattutto quando parlo del settore agricolo, quando si trova di fronte a crisi di prezzo su alcuni prodotti, i temi che pone al centro dell'attenzione è che gli elementi di competizione del sistema produttivo italiano sono diversi rispetto a quelli dei competitor internazionali, e questo accade anche all'interno dell'Unione Europea. Quello che non deve accadere è che, quando ad esempio il Ministero della Salute concede delle autorizzazioni in deroga, altri paesi non devono fare altrettanto, perché questo elemento ci mette in grande difficoltà con i nostri interlocutori agricoli, cioè il sistema deve essere coeso. E quando c'è una autorizzazione in deroga, devo orientare i controlli sui residui di quel prodotto che io non devo trovare per cercarlo. Un caso classico, così ci rendiamo perfettamente conto, a seguito di una impuntatura di Carlo Zaghi, che ha fatto bene a farlo, anni fa è stata vietata l'etossichina per la conservazione delle pere. Quell'anno noi siamo stati invasi di pere dalla Spagna, perché le pere della Spagna erano nettamente più competitive, perché più conservabili. Il nostro settore è andato praticamente fuori mercato completamente, sia perché non aveva l'alternativa produttiva, e sia perché i nostri competitor sono stati molto più bravi di noi, perché hanno conquistato il mercato. Non è stato fatto nessun controllo di residuo delle tossichina su quelle pere. Cioè, io i controlli li devo orientare sulle situazioni che effettivamente sono discriminanti a livello competitivo, altrimenti il settore produttivo che io cerco di orientare non mi viene dietro. Questa cosa va assolutamente evitata. Altro elemento di integrazione, e che fa riferimento a quello che diceva il responsabile ARPA Emilia Romagna, la rete di monitoraggio.
Allora, i costi sono 500.000 euro all'anno per una regione come l'Emilia che fa un investimento importantissimo, quindi se io andassi a verificarlo a livello territoriale penso che con 5-6 milioni copro tutto il costo. Perché non si riesce a uniformare questa situazione? Perché mancano i soldi, manca la sensibilità e manca una serie di attività. Allora, poi vado al tema mio e chiudo velocemente, altrimenti porto via troppo tempo. Il 2 di maggio, una settimana fa, la Commissione europea ha presentato la proposta di riforma del bilancio comunitario, che è lo strumento principale di intervento per le politiche della fase post 2021. In questo contesto vengono rafforzate tutta una serie di politiche, in particolare migrazione, controllo frontiere, competitività e anche ambiente. L'agricoltura viene pesantemente tagliata invece, tra l'altro in una situazione abbastanza anomala, perché l'agricoltura, che adesso ha in capo una serie di obiettivi strategici che sono fondamentali per la strategia 2030, gli si dà una bella palata in termini di risorse finanziarie e non mi sembra molto coerente questo tipo di comportamento. Però se noi abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno, di una rete di monitoraggio sui fitofarmaci, più efficiente, più capillare e più collegata alle politiche che dobbiamo mettere in atto, dobbiamo chiedere un programma straordinario a livello comunitario finanziato con fondi europei per fare una cosa del genere. Quindi il Ministero dell'Ambiente, che gestirà questa cosa, secondo me deve portare al tavolo nazionale di coordinamento del posizionamento del Paese sul bilancio comunitario un posizionamento di questo tipo. Il settore agricolo, e vado velocemente alle conclusioni, sarà chiamato a fare una riforma molto importante di tutta l'organizzazione del sistema degli incentivi della fase post 2020, ancorché fortemente ridimensionata in termini di dotazioni finanziarie, perché sarà basata tutta su un approccio strategico. Immagino che tutti quanti sappiate quali sono gli orientamenti della Commissione su questo. Un approccio strategico vuol dire che con gli interlocutori che incidono sulle singole politiche, se parlo di fitofarmaci, quindi vuol dire Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e ISPRA, devo condividere una situazione di partenza, cioè qual è lo stato dell'arte prima di attuare le politiche, devo condividere le misure, cioè le devo quotare, quanto vale quella misura in termini sia di risorse che di impatto positivo sull'ambiente, devo condividere il sistema di monitoraggio, perché alla fine del processo devo poter dire con questi soldi ho raggiunto questi obiettivi. Quindi questo è un tema che ci porta per forza, perché se non facciamo così non gestiamo correttamente le risorse, a lavorare insieme in questo processo programmatorio. E noi chiediamo che questo processo programmatorio venga fatto insieme, anche perché se non mettiamo i punti di monitoraggio dove effettivamente servono, non siamo in grado nemmeno di dire qual è lo strumento di leva economica che devo mettere in campo per risolvere quel problema. Se sono nella Val di Non so benissimo qual è la situazione, perché sono tutte mele e so benissimo quali sono i principi attivi su cui devo lavorare, ma se sono in altri settori, in altri territori italiani, devo capire bene qual è il problema e quali sono gli strumenti per poterli risolvere. Grazie. Grazie. Grazie dottor Blasi, molto interessante intervento.